Quindi Silvia e Mario per l'invito a essere qua presente. Rappresenterò le problematiche del suolo. Io mi chiamo Marco Falconi, lavoro al Dipartimento per il Servizio Geologico d'Italia e vedremo, come vedete dall'indice, una serie di tematiche che sono state trattate all'interno del rapporto ambiente urbano. Senza che entriamo nel dettaglio di ciascuna, le prime cinque, dal consumo di suolo fino ai fenomeni franosi, sono in qualche modo gli impatti che ci sono sul suolo. Le altre quattro, dallo stato di interventi fino al censimento delle cave, sono strategie di monitoraggio e di valutazione di questi fenomeni. Entriamo adesso nel dettaglio di ciascuno di questi. Allora, per quanto riguarda il consumo di suolo, come si calcola? Il consumo di suolo si calcola attraverso una variazione da una copertura non artificiale rispetto a alle coperture artificiali. I dati sono dell'SNPA. Vedete nella foto rappresentato uno dei principali centri commerciali di Roma, che tra l'altro è molto vicino a una delle sedi dell'ISPRA. Perché è importante il consumo di suolo? Il consumo di suolo è importante perché si perde una risorsa ambientale fondamentale dovuta all'occupazione di una superficie originariamente agricola, naturale o seminaturale che poteva svolgere varie funzioni. In un incontro all'Agenzia Europea dell'Ambiente, parlando con la DG Environment, loro sono interessati non solo alla valutazione, a come implementare il principio del no net land take by 2050, ma sono interessati anche a capire cosa può andare perso da qui al 2050 nell'intermezzo che varia da qui al 2050 come superficie persa. I risultati di questa valutazione sono qua rappresentati. Mi scuso per aver utilizzato le faccine che ha utilizzato un ex ministro per valutare i fannulloni nella pubblica amministrazione, però ecco, rendevano bene l'idea, diciamo, di quelli che sono i risultati. Allora, analizzando la prima coppia di tabelle, vedete che come suolo consumato, c'è stato anche il direttore Laporta stamattina, vediamo che al top del suolo consumato ci sono le grandi città del nord, Torino, Milano, Monza, che ovviamente che fa parte della conurbazione di Milano, ma anche Napoli e Pescara sono sopra il 50%, mentre invece le province insulari sono al minimo per quanto riguarda il suolo consumato. Molto più importante però della prima coppia di tabelle, perché la coppia di tabelle si riferisce al totale della superficie comunale, quindi chiaramente una superficie di un comune molto esteso ha un minore quantitativo di suolo consumato, e la seconda coppia di tabelle che si riferisce al consumo percentuale che c'è stato dal 2012 al 2015. Come vedete, la città che ha avuto un consumo maggiore è Matera, con il 4%, poi di seguito Caltanissetta, Trapani, Viterbo e Crotone, con un consumo, diciamo, tutte molto rilevante. Va fatto un plauso, quindi il sorriso verde, per quelle città che invece hanno un consumo di suolo pari a zero in questo frangente: Como, Lecco, Gorizia, Trieste, su cui torneremo anche successivamente per un box che abbiamo preparato, Massa, Lucca, Grosseto e Lanusei. Come consumo in ettari, quindi senza far riferimento alla superficie comunale, la palma d'oro, diciamo, ce l'ha Roma con 158 ettari in questi 3 anni, che sono veramente notevoli. Quindi, e quindi poi il secondo posto Matera con 80, Catania 79 e via dicendo. Passiamo al secondo contributo, che riguarda le forme di urbanizzazione. Le forme di urbanizzazione come si calcolano? Ci sono diversi indici che sono stati sviluppati che misurano la compattezza, la diffusione, la frammentazione dei margini e la dispersione urbana. È importante perché c'è il fenomeno dell'urban shrinkage, che vuol dire che la popolazione sta mano a mano abbandonando i centri storici, come vedete dalla foto che ho presentato. Questo è appunto un centro storico, vedete le viuzze strette che non permettono di parcheggiare, scomodi, dove non ci sono nemmeno negozi,
e il progressivo spostamento verso la periferia, dove il massimo dell'urban sprawl, cioè del consumo, della diffusione della città, si ha proprio con le villette monobifamiliari, diciamo quelle con massimo un piano, due piani, perché il tasso di consumo di suolo pro capita in questo tipo di abitazioni è ovviamente molto maggiore rispetto invece a un palazzo di dimensioni maggiori. Ed ecco i risultati per quanto riguarda questo indicatore. Vedete la prima coppia di tabelle relative alla compattezza urbana. Vedete che le città meno compatte sono Ascoli Piceno, Perugia, Agrigento, Catanzaro e Teramo. Come compattezza ho esplicitato poi che cosa si intende: l'ampiezza percentuale del poligono di area costruita a dimensioni maggiori rispetto al totale costruito. E quelle invece più compatte, perché è un indice ovviamente di bontà di costruzione, di pianificazione, sono Savona, Lecco, Monza, La Spezia e anche Milano, cioè le città più compatte sono diciamo più efficienti. Andiamo alla seconda coppia di tabelle, di quella della dispersione urbana. Vedete l'indice di dispersione urbana è un rapporto tra le aree a diversa densità di edificazioni, quelle rurali, bassa densità e alta densità di edificazioni. Abbiamo che le province del sud, in genere isolari, sono quelle che hanno una massima dispersione urbana. I comuni invece capoluogo che hanno una minore dispersione urbana sono le grandi capitali del nord, ancora Napoli, che è un indice positivo questo, Monza e Pescara. Tra l'altro, vedete, ho rappresentato anche uno dei simboli della Sustainable Development Goals. L'indice di dispersione urbana è stato studiato e valutato dai colleghi proprio perché fa parte di uno dei Sustainable Development Goals delle Nazioni Unite. Passiamo adesso al prossimo punto, che riguarda gli eventi alluvionali. Sono stati studiati in questo rapporto gli eventi alluvionali dal 2011 al 2015, analizzati i principali eventi con precipitazioni totali, danni in milioni di euro e le vittime. Perché è importante? Intanto lo vedete dalla foto, nel 2011 a Genova, via Ferreggiano, 6 morti e danni per milioni di euro. E ovviamente cosa servirebbe? Servirebbe valutare l'alterazione del regime idraulico e adottare idonee misure compensative per avere il principio di invarianza idraulica in tutto il bacino idrografico, in maniera tale che questi eventi fossero riservati solo per eventi diciamo estremi. Vedete, ho rappresentato qui alcune foto di quelle che sono le principali eventi del 2015, Piacenza, l'esondazione del fiume Trebbia, a Olbia l'esondazione del rio Siligheddu, che tra l'altro nel più lontano 2013 fece 18 morti, perché si muore di alluvioni. A Benevento l'esondazione del fiume Calore, 2 morti con 694 milioni di euro di danni stimati, a Catania nella zona del Pantano d'Arci altrettanti 123 milioni di euro di danni. Andiamo adesso a un altro indicatore, pericolosità e rischio idraulico. Come si valuta la pericolosità? La pericolosità ce lo dice la direttiva alluvioni, che è stata recepita con il decreto legislativo 49 del 2010. Ci sono 3 classi di pericolosità: la pericolosità con tempo di ritorno 20-50 anni, la pericolosità con tempo di ritorno P2 tra 100 e 200 anni e la P1 con tempi di ritorno rilevanti per eventi estremi. Allora, perché è importante? Vedete, ho rappresentato una foto di Firenze del 1966, che quest'anno ricorrono 50 anni da quell'alluvione, è stato tra l'altro ricordato anche dalle reti nazionali. Abbiamo che i colleghi hanno valutato che all'interno delle aree con pericolosità media, quindi con tempi di ritorno 100-200 anni, le hanno incrociati con gli elementi, le persone e i beni culturali, e il risultato è sorprendente, perché abbiamo circa 2 milioni di abitanti delle nostre città che sono a rischio idraulico, e così come circa 12.000 beni culturali. Vedete in questa diapositiva vi ho rappresentato quelle che sono le città
le città con una maggiore popolazione a rischio. Sono rappresentate diciamo Firenze con 182.000 persone, la maggior parte, lo dico al collega di Arpa Emilia Romagna, delle province dell'Emilia Romagna, e poi andando più basso Genova, ovviamente famosa anche perché questi eventi sono capitati, Roma, Venezia e così via, anche Milano per soli 40.000 abitanti, ovviamente relativi credo al fiume Seveso. Per quanto riguarda i beni culturali a rischio, anche qui abbiamo una notevole quantitativo di beni culturali a rischio, ovviamente siamo in Italia, abbiamo più di 2.000, quasi 3.000 a Venezia, più di 1.000 a Ferrara, a Firenze e via via scendendo a tutte le varie città italiane, abbiamo un certo numero di beni culturali che possono essere a rischio alluvione. Passiamo a un altro indicatore, quello delle frane nelle aree urbane. Si valuta, come è stato valutato questo? Attraverso due database. Uno è IFFI, l'inventario dei fenomeni franosi in Italia. Vi ho lasciato anche il link dal SINA, si può scaricare, valutare, lo dico soprattutto per i geologi, ingegneri, liberi professionisti che ci stanno guardando in streaming o presenti qua in sala. Liberamente scaricabile, dove è stato fatto un overlay assieme anche alla mosaicatura del PAI, e vi ho lasciato il rapporto dell'ISPRA che l'ha implementato, e selezionando le aree a rischio elevato e molto elevato, ed è stato fatto anche qui l'incrocio con le persone e con i beni culturali. E quindi il risultato è globalmente per quanto riguarda le frane, abbiamo circa 170.000 abitanti e 1.117 beni culturali che sono a rischio frana. Vedete qui in questa slide vi ho rappresentato quali sono le città che hanno la maggior parte di popolazione a rischio: Napoli con 45.000, Genova 29.700, Massa, Chieti, Palermo, Salerno, Catanzaro e via via scendere. Per quanto riguarda i beni culturali a rischio, le principali sono Siena, Napoli, Genova e Ancona. Vi ho riportato anche, vedete, i templi di Agrigento, anch'essi sono compresi tra le opere a rischio frana. In questa slide vedete, sono rappresentate anche la mappa generale delle aree a rischio alluvione e le aree a rischio frana. Come vedete, se osserviamo sulla sinistra, per quanto riguarda il rischio alluvione, vedete le grandi pianure, quindi la pianura padana assieme a Firenze, sono le aree principali che hanno un rischio maggiore. Se vediamo, ci spostiamo sul rischio frane, quindi l'immagine a destra, vedete che grosso modo i poligoni della rischiosità da frana segue grosso modo l'Appennino, quindi diciamo le città che sono maggiormente a rischio sono quelle diciamo collinari. Andiamo avanti con un altro indicatore, gli interventi urgenti per la riduzione del rischio idrogeologico. Come si valuta? ISPRA monitora circa 4.831 progetti distribuiti su tutto il territorio nazionale per circa 1,5 miliardi di euro, che coinvolgono circa 89 dei comuni previsti dal RAU. Questo lo vediamo nel database RENDIS. Perché è importante? È importante perché i soldi stanziati per la riduzione del rischio idrogeologico vanno effettivamente spesi per questi, non deve essere una forma di finanziamento per alternativo degli enti locali. A volte è capitato che questi soldi fossero stati spesi per altre opere. ISPRA che cosa fa in quest'ottica? ISPRA è un po' il Raffaele Cantone, diciamo, delle opere di rischio idrogeologico, fa il controllo che questi soldi siano effettivamente stati spesi per queste opere, non per altre opere. Vedete, questo è un estratto di quello che trovate poi nel rapporto, circa la maggior parte, i tre programmi che sono sotto monitoraggio sono quelli della 180, del decreto legge 180, gli accordi di programma del MATM e le regioni del 2010-2011 e il piano stralcio dell'area metropolitana del 2015. Per quanto riguarda i cantieri che sono ancora attivi, ne abbiamo 18, quindi non ancora conclusi, per usare la stessa parola che ha usato il direttore Laporta stamattina, 18 a Reggio Calabria, 13 a Vibo Valentia, 10 a Milano, 8 Bologna Messina e così via. Per quanto riguarda il prossimo indicatore, riguarda la cartografia geologica.
sono stati rappresentati le analisi delle carte geologiche di 6 città. Tutte le carte geologiche disponibili sono scaricabili dal sito o dal Servizio Geologico Nazionale attraverso il sito che vi ho rappresentato. Perché è importante la carta geologica? Perché supporta l'analisi con piani e progetti di sviluppo dell'ambiente e fornisce un contributo alle pericolosità geologiche e alla loro relazione con l'urbanizzato. Un esempio, vi ho riportato la carta di Macerata e di fianco la franosità. Quello che possiamo vedere è che appunto queste carte possono supportare appunto in varie parti della pianificazione. Andiamo agli strumenti urbanistici e la VAS, in cosa consiste? L'ISPRA ha monitorato gli strumenti urbanistici di 116 città e l'interfaccia con la VAS permette di individuare gli effetti sull'ambiente dovuti all'attuazione del piano. È importante perché è stato riscontrato che più della metà dei strumenti urbanistici non sono aggiornati, non hanno preso in considerazione la VAS. La VAS è realmente una cosa importante e interessantissima e lo vediamo dalla prossima slide in cui abbiamo fatto il box, la collega ha fatto il box su Trieste, dove ho rappresentato le misure per il contenimento del consumo di suolo. Come vedete, avere nel piano questi strumenti permette di risparmiare l'effettivo consumo di suolo, come per esempio riutilizzando ex caserme, riutilizzando aree dismesse, contenendo l'edificazione, mantenendo varchi inedificati. Ho rappresentato, come vedete, la Piazza Unità d'Italia, una delle piazze più belle che ci sono. Arrivo agli ultimi due indicatori, progresso nella gestione dei siti di interesse nazionale. Si calcola questo in quattro step, le parti del SIN che sono in piano di caratterizzazione eseguito, il secondo step è il progetto di messa in sicurezza o bonifica approvato, il terzo approvato con decreto e poi per ultimo il procedimento concluso che prende sia aree bonificate, sia aree non contaminate a seguito di caratterizzazione, sia aree con messa in sicurezza o MISP in esecuzione. Vediamo il risultato finale di questa analisi, è questo, quello che vedete, riutilizzo ancora le faccine, diciamo di cui ho detto in precedenza. La maggior parte dei SIN sono già molto avanzati per quanto riguarda il piano di caratterizzazione, in 12 su 14 SIN siamo a più del 50%, di cui in 3 SIN siamo già al 100%. Per quanto riguarda il progetto di bonifica messa in sicurezza siamo in una situazione intermedia, diciamo con alcune aree che sono più avanti rispetto ad altre, mentre invece per il procedimento concluso siamo un pochino indietro, la maggior parte dei SIN hanno una percentuale del tutto marginale, se togliamo diciamo Terni, il resto sono quasi tutti sotto se togliamo tre siti sono tutti sotto il 10%. Arriviamo a quella che è una buona pratica, il censimento delle cave della Regione Campania. Sono state fatte, questo è un esempio di come si possono spendere bene i soldi pubblici, sono state fatte attraverso questo censimento la georeferenziazione delle cave, la valutazione della morfologia, l'estensione della cava, come si raggiunge la cava perché non sempre è facile trovare la strada giusta, è stato fatto poi un rilievo fotografico. Le cave sono state tipizzate in due categorie, cave attive alla coltivazione dove è stato valutato i fattori inquinanti derivanti dalle attività di coltivazione e cave non attive alla coltivazione, quelle diciamo Paolo che possono essere chiamate abusive anche, con presenza di attività diverse da quelle estrattive e l'eventuale presenza di rifiuti, e sappiamo poi che questa regione deve essere molto attenta a questo aspetto. Arrivo ai prossimi step, quelli del prossimo anno, sicuramente prevederemo un indicatore sui sinkholes, un update delle cave miniere che non sono state incluse quest'anno perché i colleghi erano impegnati con il terremoto ad Amatrice. I siti contaminati non includeremo quelli di interesse regionale, vi abbiamo fatto vedere quelli di interesse nazionale, includeremo anche quelli di interesse regionale. Approfondiremo lo studio di eventi alluvionali anche nel passato, vedo il collega che è in sala, quindi spero almeno dal 2000 in poi. E poi un desiderata rischio sismico a scala locale, sarebbe una cosa estremamente importante. Vi ringrazio per l'attenzione e per chi volesse la presentazione la trovate la mia email.